Lunedì sera 3 dicembre si è tenuta nell'accogliente location del ristorante La Cacciatora di Mezzo Corona la tradizionale serata del Mister. Gran galà del calcio locale, organizzato dal Comitato Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio e dedicato a tutti i tecnici del Trentino Alto Adige, dal campionato di Serie D a quelli di terza categoria, passando attraverso i campionati di eccellenza, promozione, prima categoria, seconda categoria, settore giovanile, calcio a 5, calcio femminile e amatori. Una serata di incontro e confronto fra i mister del calcio di casa nostra. Ben 160. Ma anche un'occasione per premiare tutti gli allenatori che hanno vinto il campionato nelle diverse categorie della scorsa stagione 2017-2018. Sono stati assegnati anche premi speciali ed erano presenti ospiti speciali, fra cui Paolo Zanetti, allenatore del Sud Tirol e il recente vincitore a Coverciano della panchina d'oro del campionato di Serie C. Credo sia giusto dare dei riconoscimenti ad allenatori che hanno vinto i loro campionati. Questa sera è una serata dedicata a loro, dove ho accettato di presenziare, insomma, con grandissimo piacere, perché so cosa c'è dietro, al di là delle categorie, al di là del professionismo, dilettantismo. Insomma, allenare è sempre difficile, l'allenatore ci mette l'anima, ci mette un pezzo di vita, e quindi è giusto che qualche volta, in un mestiere spesso bistrattato, ci siano anche dei riconoscimenti ai più meritevoli. Siamo qua ad accogliere gli allenatori del Trentino Alto Adige, siamo veramente felici di avere questo grosso gruppo e così avremo l'occasione di far conoscere la nostra cucina, il nostro locale aperto a tutte le occasioni e ai gruppi sportivi e non. Un premio per tutto il lavoro fatto dai ragazzi, soprattutto dalla società, cioè è stata una gratificazione enorme per noi, una piccola frazione del comune di Brunico che va a vincere contro un capoluogo di provincia come Trani, sicuramente, a prescindere dalla vittoria della finale, anche le partite precedenti, cioè noi abbiamo fatto 15 partite di Coppa Italia oltre al campionato, quindi un campionato che è durato 45 partite, e siamo arrivati secondi dietro una grande Virtus, però vincere la Coppa Italia, praticamente chi vince la Coppa Italia secondo me è la squadra regina dell'eccellenza, perché non c'è un campionato, non c'è una pool scudetto come negli altri campionati, è solo la Coppa Italia che determina la squadra che ha vinto l'eccellenza nazionale, e l'abbiamo vinta noi, e questo per me è stata sicuramente l'alloro più importante, la soddisfazione più grande della mia vita sportiva.